Buonasera a tutti, io porto i saluti anche della Presidente della Proloco di Fiano, Maria Sant'Arsiero, e naturalmente anche di tutta la nostra associazione. La Biblioteca di Fiano, diciamo nell'immaginario dei filianesi, ma non solo, non è mai stata una semplice biblioteca, diciamo una in quella in cui si va, si prendono i libri, si leggono, ma è più che altro un luogo di incontro, un luogo in cui si prendono le decisioni, si svolgono eventi come quello di stasera, è un luogo in cui si ride, si studia, si lavora. Quindi direi che per tutti questi motivi la biblioteca è, possiamo definirla, penso che mi darete ragione, è il punto di riferimento culturale della nostra comunità. L'associazione Proloco, in convenzione con il comune, gestisce la biblioteca dal 1998 e in questi anni, grazie a donazioni e investimenti, è cresciuta moltissimo, tanto che attualmente arriva a custodire più di 10.000 volumi. Quindi direi che insomma un logo e una targa se li è meritati. Quindi anche noi non vediamo l'ora di scoprirne i dettagli. Passo la parola al sindaco, per i suoi saluti. Grazie Maria, mi devo alzare in piedi, siamo un po' tra noi, diciamo, non ci formalizziamo, più di tanto. Intanto vi saluto chiaramente voi e do il bentornato a Franco Sabbia, con cui ci vediamo spesso e ovviamente il suo contributo, con piacere, il suo contributo non è mai, diciamo, abbastanza, infatti penso che anche prossimamente è prevista pure qualche altra cosa sicuramente e faremo anche qualche altra iniziativa che personalmente ho partecipato, ne parlavamo prima, alla Copesole su Avigliano, insomma la storia di Avigliano e anche la storia di Filiano e sono sicuro che Franco ci accompagnerà anche in questa cosa. Dunque, in effetti Maria, hai già anticipato insomma quello che immagino sarà un po' anche l'argomento di questa sera. Ovviamente anche i ragazzi presenti conoscono già, in quanto anche volontari del servizio civile, conoscono già le attività della biblioteca, ma è giusto appunto come dicevi tu, da anni ormai che la Proloco gestisce la biblioteca comunale con anche un ampliamento dei servizi, gestendo anche l'internet point, perché nonostante oggi ovviamente la tecnologia sia molto più diffusa rispetto a un po' di anni fa, però c'è ancora magari qualche persona che non è tanto esperto per l'utilizzo delle tecnologie e quindi spesso, lo vedo poi stando qui di fronte, spesso si reca presso la biblioteca proprio per essere anche aiutato, anche ad eseguire delle semplici operazioni. Cosa importante è che negli ultimi anni, io posso parlare ovviamente per gli ultimi 6 anni, si è fatto molto e mi piace ricordare anche l'annoverazione del comune di Fiano tra le città nell'iniziativa Città che Legge. Quindi questo dobbiamo dirlo che se Filiano è riuscito a raggiungere questo risultato è essenzialmente grazie all'attività della biblioteca, grazie all'attività della Proloco e diciamo anche grazie all'attività di Vito Sabbia che cura principalmente questa iniziativa. È appunto, Maria, come dicevi, il luogo di incontro dove il più delle volte, la maggior parte degli eventi culturali si tengono qui in questa struttura ed è anche tra l'altro forse l'unica sala sociale del Comune di Filiano che consente anche incontri di questo tipo. È stata anche attrezzata, adeguata proprio anche per questo utilizzo. Come amministrazione non possiamo che essere grati al lavoro che come Proloco principalmente fate e poi anche come servizio di biblioteca.
quando c'è stata la possibilità, ma anche se si dovesse presentarne qualche altra, noi saremo ben lieti anche di aumentare il patrimonio librario, e siamo sicuri che, siamo convinti, insomma, che anche per i prossimi anni riusciremo, continueremo a collaborare e a partecipare, insomma, a un po' tutte le iniziative che si presenteranno. Quindi questo è un po' il nostro approccio che abbiamo avuto fin dall'inizio, ma che ovviamente vogliamo portare avanti anche nei prossimi anni. Quindi io vi ringrazio per l'invito e, insomma, rimaniamo in attesa della scopertura della targa. Adesso Vito ci spiegherà, ci illustrerà il logo, quindi appunto che vedremo nella targa adesso che andremo a scoprirla. Grazie Maria per la parola e anche per le belle parole spese per la biblioteca, come ringrazio il sindaco per la presenza e per le sue parole che rincuorano l'operato della Proloco e anche del sottoscritto. E ringrazio per la presenza l'amico Franco Sabbia, che non fa mai mancare il suo apporto quando nella comunità di Filiano. Vorrei dire tante cose, sono 23 anni di biblioteca, però il caldo mi invita a essere molto sintetico. Facciamo parlare un po' di numeri. Quando nel 98 decidemmo, come fu una proposta del sottoscritto e della loro presidente della Proloco, Agnello Ertico, proponemmo alla loro amministrazione di gestire come Proloco la biblioteca comunale, biblioteca di nome, ma di fatto erano tutti i volumi accatastati in una stanza in cartoni, erano 1500. Come già diceva la nostra vicepresidente Maria, abbiamo superato 10.000 volumi. È stato un percorso di crescita che va riconosciuto il merito, e lo sottolineo, a tutte le amministrazioni comunali, perché hanno sempre sostenuto, ma soprattutto creduto nella funzione culturale e, come sottolineava anche il sindaco, sociale della biblioteca comunale di Filiano, grazie all'operato di tutti i consigli direttivi, di tutti i presidenti della Proloco che sono succeduti in questi anni, a finire con la presidente Maria Sant'Arsiro, Maria Martinelli come vicepresidente. Saluto e ringrazio anche Mecca Donato Antonio, consigliere della Proloco per la presidenza, come ringrazio anche l'assessore Carmelo Monaco per la presenza, a cui è dovuto anche il suo sostegno, la sua collaborazione diretta, l'ampliamento di cui io andrò a illustrare fra breve. Un logo, dopo 23 anni, come diceva Maria, forse ce lo siamo ben meritato, ma un logo può essere una cosa grafica, ma può anche rappresentare, suggellare l'intimo di un qualcosa, in questo caso dell'istituzione Biblioteca Comunale di Filiano. L'abbiamo voluto perché rappresentasse, e lo capiremo insieme per bene, il legame stretto con la comunità di Filiano e la propria amministrazione, cioè il proprio comune. Il logo dobbiamo ringrazio per la sua realizzazione l'amico, nonché grafico professionista e nonché anche socio della Proloco di Filiano tanti anni, Luciano Colucci. Andai dal presi di petto la situazione, nel senso, il desiderio era molto forte, ne parlai con Francesco, il nostro sindaco, gli espose l'idea, mi sostenne e ci sostenne subito dall'inizio. Andai da Luciano, dobbiamo
La biblioteca di Friano ha bisogno di un logo. Ma come? C'è già quel disegnino? Cosa? No, Luciano, ci vuole un logo che rappresenti per bene la Prologo, cioè la biblioteca, gestita dalla Prologo. Luciano si mise al lavoro dopo una settimana, mi presentò il bozzetto, andammo insieme dal sindaco e gli piacque subito e quindi abbiamo dato seguito all'idea che si concluderà con la scopertura a fine cerimonia. Non ho deciso io. No, se non piace poi non è così. No, io credo che l'abbiamo visto in pochissimi e quei pochissimi hanno avuto tutte parole di elogio per la cosa, ma e sono sicuro che piacerà a tutti. Detto questo, adesso, come dicevo prima, è realizzato da Luciano Colucci. Il logo è questo qui. Questo è il logo che ci ha proposto Luciano e che noi, come Prologo e come comune, amministrazione comunale, abbiamo condiviso. Ovviamente c'è tutto, come dicevo, c'è tutto un discorso di radicamento nella comunità e nell'ente istituzione comune di Friano. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire questo graficamente. Luciano è partito dalle colline che sono rappresentate nello stemma del comune di Friano, le ha estrapolate, poi le ha girate a 70 gradi. 70 gradi perché Luciano, come tutti noi, si ricordava che nel 2022 ricorre il 70° dell'autonomia del comune di Friano e quindi ne ha tratto questa, diciamo, questo schema che si riconduce al bordo del libro, e con il bordo ha realizzato la lettera B che sta per biblioteca, la lettera C che sta per comunale e F che sta ovviamente per Friano. Combinando questi elementi manca un elemento, diciamo, di visivo, un tocco visivo, ecco. Prendendo spunto dalle spighe che sono rappresentate sempre nel stemma di Friano, ecco quello a cui riferivo il radicamento sul territorio, l'ente istituzione, ha estrapolato le spighe e le ha usate come la lettera L nel logo. E quindi da questo lui scrive, Luciano, parole di Luciano, spighe di grano come simbolo di crescita culturale, un nuovo campo da coltivare. Quindi, combinando tutti questi elementi, abbiamo questo che è il logo della biblioteca comunale di Friano. Ok, detto questo, spero che un cenno di assenso. Ok, sembra sindaco, sembra che piaccia. Ma loro sono obbligati a dire secondo mani. No, c'è anche qualcuno libero di potersi esprimere. Ok, questo è il logo. Abbiamo combinato l'incontro di questa sera, la cerimonia di scopertura, anche con l'illustrazione, sempre breve, non vi preoccupate, di quello che è stato il lavoro di allestimento, di nuova ricollocazione di tutti i volumi che sono in dotazione della biblioteca comunale. Volumi che hanno avuto un incremento notevole dal 2013 con la donazione dei parenti di Luciano Stolfi, per cui abbiamo istituito il fondo Luciano Stolfi, oltre 2000 volumi con riviste varie. Poi ci sono state diverse donazioni, come sottolineavo, di privati. Nell'ultimo anno, grazie all'impegno dell'amministrazione, si è potuto accedere al contributo del Ministero della Cultura per l'incremento del sostegno alle librerie, quindi incremento delle biblioteche. Da ultimo, volumi che ancora non hanno avuto una collocazione perché sono proprio recentissimi, e per questo ringraziamo di nuovo
Franco per aver donato oltre 50 volumi del suo patrimonio come editore. Franco, tra le tante cose, è stato anche editore Pianeta Libro, se ricordo bene. E chiudo con questo. Abbiamo ricevuto anche, ne ho parlato con il sindaco già precedentemente, un amico, Michele Strazza, ha voluto donare quasi 200 volumi del padre, anche alcuni suoi, con una richiesta che il sindaco ha condiviso di istituire un altro fondo dedicato al padre, che è stato segretario della scuola elementare, se la memoria non mi inganna, Savino Strazza. Però ci vorrà del tempo per poterli posizionare, catalogare, inserire nel polo regionale. E col sindaco abbiamo già convenuto, pensiamo di fare una cerimonia ad hoc anche per questo. Quindi, con tutte queste donazioni, non da ultimo l'amministrazione ha aderito, ha presentato domanda per un ulteriore fondo, il nuovo fondo del Ministero, per un ulteriore incremento. Quindi, in base a tutto questo incremento, direi quasi esponenziale negli ultimi mesi, grazie ai volontari precedenti e ai volontari che hanno preso servizio ufficiale il 15 luglio, che vorrei ringraziare personalmente, Luca Pace, Mary Carmen Caraffa, Maria Carmela Santoro, Angelo Zaccagnino e purtroppo per impegni improrogabili Maria Grosso, che non c'è. È doveroso anche ringraziare il tesoriere della Prologo, attuale tesoriere della Prologo, Saverio Palladino, che ci è stato di grande aiuto nell'allestimento dei scaffali, nella realizzazione e via dicendo. Quindi, grazie al lavoro di volontari di Saverio, abbiamo proceduto a una ricollocazione che fosse più ampliata ovviamente, ma più fruibile da parte di tutti, in particolare dai ragazzi. Chiedo scusa, fatemi chiudere questa finestra. Alla fine illustrerò la piantina che abbiamo realizzato, alla fine chi la vorrà, Luca, ve la potrà, insomma, è a disposizione sul tavolo. Dice, questa sarà la collocazione esterna che poi andremo. Allora, il nuovo allestimento. In giallo sono tutti gli scaffali collocati indifferentemente. Qui trovate la numerazione, gli scaffali sono tutti numerati. E trovate l'argomento dei volumi che sono inseriti in quello scaffale. Cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di allestire nel salone, per una maggiore fluidità diretta, più ampia, i volumi dedicati a tutti, dai bambini e ai ragazzi. Infatti partiamo dai primi libri, fiabe, favole, passiamo ai racconti e chiudiamo con i fumetti allo scaffale 13, che sarebbero quelli che vedete qui a vista. Poi nella sala 1, dove c'è anche il tavolo per lo studio, per le riunioni, abbiamo collocato dal 14 al 16 la narrativa italiana, dal 16 al 19 la narrativa straniera. Abbiamo un'ottima collezione di classici che abbiamo collocati dallo scaffale 20 allo scaffale 24. 25 e 26 troviamo gialli, neri e thriller. Al scaffale 27 un ripiano sull'umorismo e poi romanzi storici. Allo scaffale 28 saggistica, allo scaffale 29 varia. Al 30 abbiamo diversi argomenti, abbiamo riunito sport, cibo, geografia, protagonisti, personaggi, volumi dedicati a personaggi.
Nello scaffale 31 abbiamo un ripiano su Filiano, abbiamo inserito tutti i volumi in cui c'è anche un minimo cenno su Filiano in quel ripiano. Poi abbiamo anche teatro e arte. Nel 32 abbiamo tutti i volumi di poesia di cui è dotata la biblioteca e poi un ripiano l'abbiamo dedicato alla lingua italiana. Da 33 e 36 abbiamo le enciclopedie che risalgono acquistate negli anni 70-80 dalle allora amministrazioni. Dal 44 al 50 troviamo il fondo Luciano Sturfi. Abbiamo pensato di dedicare degli scaffali appositamente alla Basilicata con argomenti nel 51 il brigandaggio e la storia, nel 52 paesi lucani, cioè ogni volume che parla di Moliterno, Atella, Parigi, così, tutti raccolti per una ricerca più organica. E poi troviamo anche nel 52 l'archeologia. Nello scaffale 53 abbiamo letteratura, personaggi e un ripiano anche dedicato al turismo. Nel scaffale 54 abbiamo raccolto studi vari, abbiamo due ripiani ben forniti sul dialetto, su feste e riti. Abbiamo anche raccolto, siccome abbiamo quasi 20 volumi sul terremoto dell'80, abbiamo pensato di raccogliere, come abbiamo pensato di raccogliere anche i volumi dedicati al cibo in Basilicata. Abbiamo molti volumi, soprattutto enciclopedie, in parte anche donazioni di alcuni di Don Mariano, Don Mosè. Lo scaffale 55 è dedicato tutto alla religione. 56 troviamo argomento di biblioteconomia, informatica, lingue straniere. Nel 57 varia e nel 58 vari volumi sulla Basilicata. I volumi tipo 59, cioè i scaffali, 59, 60, 61, 62 eccetera, non sono elencati perché sono quelli che andranno ad accogliere questi volumi di cui parlavo di recente acquisizione che ancora non sono stati collocati. Questa, diciamo, è la nuova disposizione. Chiaramente potrà subire qualche ulteriore modifica in virtù del discorso che facevo. Pensiamo che sia molto fruibile, metteremo a disposizione la cartina per ogni lettore. Chiudo dicendo questo, che la stragrande maggioranza dei volumi già acquisiti sono catalogati nel polo regionale SBN. E in virtù di questo fatto, come già ho avuto modo anche di parlare con qualcuno in passato, stiamo ricevendo di richieste di volume anche da fuori regione in virtù di questa catalogazione nel polo regionale. Io chiudo ringraziando veramente di cuore chi ha consentito tutto questo dal 1998 fino ad oggi, che sono buona parte li ho elencati tutti coloro, perché se la biblioteca è cresciuta è perché le amministrazioni ci hanno creduto, come diceva Maria, la cittadinanza, i cittadini l'hanno riconosciuto come un luogo non solo in cui si vanno a prendere libri, un luogo di incontro, di cultura, di socializzazione. Io mi auguro che sull'amministrazione attuale non ho dubbi, anche le prossime amministrazioni che verranno continuano sempre l'opera di impulso soprattutto che l'attuale amministrazione ha dato, in modo che cresce. Se cresce, io penso che, e poi sicuramente lo sottolineerà l'amico Franco, se cresce la biblioteca, io credo che sicuramente cresce la comunità. Grazie a tutti. Grazie Vito. Adesso passerei la parola a Franco Sabia, naturalmente non ha bisogno di presentazioni, però appunto già direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza. Grazie. Io approfitto che siamo in pochi, poi dopo la maschera.
sì, è importante parlare di biblioteca, ovviamente. Gli unici che si dovrebbero preoccupare sono i sindaci, perché quando le persone vanno in biblioteca, studiano, capiscono, ovviamente acquisiscono un senso critico, e quindi le amministrazioni devono guardarsi bene da quei cittadini informati. Però se governano bene, appunto, magari è anche un'occasione per rafforzare i consensi. Ma insomma, scherzi a parte, parlare oggi nel 2021 di una biblioteca, di un logo che è anche segno di identità, come magistralmente ha fatto il grafico, mi ha fatto veramente complimenti, un'operazione di grande sintesi e di grande qualità che insomma ci ha messo insieme, come ci ha spiegato Vito. Parlare di queste cose nel 2021 fa bene al cuore, perché oramai di biblioteche si parla poco. La stragrande dei comuni, almeno della Basilicata, ad iniziare dal mio, dal comune di Emiliano, le biblioteche sono praticamente chiuse, sono praticamente soppresse nei campi. Poi c'è la legge, dice che tutti i comuni dovrebbero essere provvisti di una biblioteca. Voi state facendo un'opera meritoria e mi pare che state anche interpretando bene il ruolo nuovo che le biblioteche devono avere. Non possono essere semplicemente il luogo dove uno si va a prendere un libro perché magari lo trova, ce l'ha a casa, oppure lo trova in rete, oppure se lo compra. Insomma, non siamo più nell'epoca nella quale il libro è un oggetto raro. Ora il libro è un oggetto di uso comune. Basti pensare che in Italia ogni anno si stampano 60-70 mila nuovi titoli, quindi c'è anzi un'abbondanza di produzione. Però quando le biblioteche come la vostra svolgono anche il ruolo che avete detto, il ruolo di centro di socializzazione, di centro di scambio di esperienze, di centro di promozione del confronto, della cultura, della conoscenza, non possono che avere il risultato egregio che voi state ottenendo, non solo perché siete città che legge, il che già è un titolo onorifico, cioè come non si può essere orgogliosi di questo titolo, quando in Italia, come dire, la lettura non è proprio una cosa diffusa, non è proprio una cosa di tutti i giorni. E questo è veramente è un peccato che ci sembra che oramai tutto può essere sostituito dalla rete, che lì basta che uno fa una domanda e riceve una risposta. Ovviamente noi sappiamo, noi che siamo qui, ma anche la buona parte di cittadini consapevoli e avvertiti, che la conoscenza è un'altra cosa, la conoscenza è convinzione profonda delle cose che si dicono, delle cose che si affermano, e anche capacità di verifica, capacità di critica soprattutto. È come quando noi mandiamo i ragazzi a scuola, non è sufficiente che imparino a leggere il gatto, no? Devono anche capire che un buon gatto mangia i topi, cioè devono anche acquisire una consapevolezza critica. E un luogo come questo, per le cose che io conosco, voi fate, mi sembra che questo è l'obiettivo che si è posto, o tra gli obiettivi, questo è uno di quelli che si è posto, lo state svolgendo egregiamente. D'altra parte, non dobbiamo mai dimenticare che le biblioteche sono e saranno, credo io, ancora per molto tempo, perché il libro sembrava qualche anno fa che stesse in cattiva salute, che oramai sarebbe stato sostituito dal libro digitale, da queste cose così, ma tutti noi ci abbiamo provato, tutti noi credo abbiamo scaricato uno, abbiamo acquistato un volume digitale, ma insomma gli strumenti almeno allo stato attuale non sono tali da vincere la sfida con un libro cartaceo. Io ho provato agli amici che mi chiedevano del mio libro, ho detto vabbè, mi mando la copia digitale perché erano lontani e mi sembrava la cosa più semplice, ma tutti mi hanno detto sì, però io vorrei anche quello cartaceo, quindi la dimostrazione che il libro vivrà ancora a lungo. Eppure è uno strumento antico, il libro è uno strumento antico come sappiamo, non solo quello stampato come lo conosciamo noi che ha oramai 550 anni,
ma è uno strumento molto più antico, come anche questa è cosa nota, ma forse non riflettiamo a sufficienza che il libro è il prodotto forse dell'invenzione più grande che l'umanità ha fatto, e non a caso dico l'umanità e non dico una persona, cioè di un'invenzione collettiva che non appari. Mi riferisco alla scrittura, cioè la scrittura, la capacità di utilizzare 20 segni, 25, 26, 30, insomma non andiamo oltre 30, 30 segnetti che sono capaci di riprodurre qualunque suono, qualunque parola, di comunicare qualunque emozione, ma è una cosa incredibile. Non so quanti ricordano il dialogo del Fedro di Platone, quando Platone fa dire a Socrate, dopo che hanno parlato dell'anima, non so se qualcuno ne ricorda il dialogo, dopo che hanno parlato a lungo dell'anima, di come l'anima può e deve essere educata, alla fine la domanda che si pone Socrate è: ora ci resta da capire se scrivere è un fatto positivo o è un fatto negativo. Sappiamo, è noto, che Socrate non ha lasciato nulla di scritto, e quindi c'è pure facile intuire che la risposta di Socrate, la domanda era di Fedro a Socrate, la risposta di Socrate sarà negativa. E infatti Socrate dice: io non so se è positivo scrivere o non è positivo, so però che nell'antico Egitto, quando c'era il dio Teut, che un giorno è andato dal faraone e ha detto: caro faraone, oggi ti voglio fare un regalo. Ora dovete ricordare che Teut era l'equivalente di Hermes, cioè del messaggero degli dei. Quindi è andato lì e ha detto: ti voglio fare un regalo, ti voglio regalare la scrittura. E a che serve la scrittura? Gli ha risposto il faraone. Com'è che serve la scrittura? La scrittura è uno strumento che permetterà d'ora in poi di ricordare tutto. No, perché noi lo scriviamo e non potremo più dimenticare le cose che sono successe. E l'imperatore, dopo, secondo Socrate, dopo una certa riflessione, gli ha detto: guarda, non credo che questo sia un regalo così importante, perché gli uomini dimenticheranno tutto, si fideranno del fatto, no, che tanto è scritto, e quindi perché io lo devo ricordare. E Socrate era d'accordo, ovviamente, con l'imperatore, con il, come si chiamava quell'egizio, come si chiamava l'imperatore? Vabbè, insomma, con il faraone, ecco. Ma era lì Platone che parlava, il nome che faceva parlare Socrate, perché la scrittura sarebbe stata la brutta copia, no, della parola. E siccome l'arte è la brutta copia del bello e così via, quindi la scrittura era negativa. La verità è che in quell'epoca lì la scrittura stava diventando uno strumento importante. Siamo nel IV, V secolo avanti Cristo, siamo nell'epoca nella quale la scrittura comincia ad avere un ruolo importante. Socrate e i filosofi prima di Socrate non scrivono sostanzialmente perché non sanno scrivere, cioè perché lo strumento che hanno a disposizione non permette loro di scrivere bene. Per questo molti scritti prima, ad eccezione dell'Iliade, non li troviamo. E quindi basterebbe, dico, pensare a tutto lo sforzo. Certo, la scrittura non è nata perché un dio una mattina gli ha dato, no, i 26 caratteri, i 21 caratteri, i 30 caratteri. Non è nata così, la scrittura lo sappiamo, è stato un processo lungo che è durato circa 3.000 anni, che è stato siamo passati dalla scrittura ideografica degli Assiri, dei Babilonesi, a quella degli Egiziani, per poi arrivare ad una elaborazione molto faticosa, e solo verso l'VIII secolo abbiamo definito i caratteri fondamentali della scrittura. Quindi, e non c'è stato uno che l'ha inventato una mattina. Per questo, secondo me, è la cosa più straordinaria che l'umanità
abbia potuto fare, pensate tra l'altro che forse tra le proprie poche invenzioni, perché di invenzione si tratta, che non solo è stata collettiva, ma da 3.000 anni non si modifica più. Cioè sono quei segnetti lì che ci danno una potenza così straordinaria e di cui le biblioteche ovviamente sono il granaio dell'umanità, della sapienza dell'umanità. Non si può immaginare un mondo senza libri, un mondo senza biblioteche. Anche su questo sono stati scritti tante opere. E l'altra considerazione che va fatta sul valore positivo delle biblioteche è che quando l'umanità ha attraversato momenti autoritari, non penso solo al nazismo, ma penso anche a momenti autoritari in altre parti del mondo, il primo nemico che hanno voluto distruggere sono state le biblioteche. Quando i romani nel 70 a.C. conquistano la Palestina, la prima cosa che fanno è distruggono il Tempio e distruggono i libri che ci sono nel Tempio. Quando l'imperatore, uno degli imperatori cinesi, non ricordo come si chiamava, piglia il potere, la prima cosa che fa distrugge tutti i libri della Cina, perché dice nessuno deve poter dimostrare di essere stato più grande di me. E la stessa cosa i nazisti sono per antonomasia quello che hanno fatto il rogo nell'età più vicina a noi. Quindi le biblioteche sono veramente il luogo che è nemico della routine e del nemico del potere autoritario e antidemocratico. I sindaci democratici come i vostri non si devono quindi assolutamente preoccupare, anzi fanno bene a sostenere luoghi come questi, sono un fiore all'occhiello, Francesco, di cui potete e dovete essere orgogliosi e potete e dovete vantarvi. Perché se uno non si vanta che ha una bella biblioteca, delle persone splendide come questi che donano il loro tempo, la loro intelligenza, il loro amore per i libri ma anche per la comunità che fruisce di quei libri, di cosa si deve vantare? Quelle sono le cose che fanno grande una comunità, che la rendono sana e la rendono ammirevole. Grazie.